The Snap non è l'unico podcast prodotto da Handle Magazine in collaborazione con The Cutting Edge. In tutto sono ben 9. Scusate il disturbo, tutto quello che volete sapere sulla NFL. Cool Bueno, il podcast color acqua e arancio dedicato ai Miami Dolphins. Scusate il college football, vi porta nel variopinto mondo della NCAA. Handle Classic, la storia del football dalle origini ai giorni nostri. The Drive, con protagonisti tifosi delle squadre NFL che si sfidano a suon di domande. Scusate il pronostico, per pronosticare divertendoci le partite NFL. Podcast verso il draft, per scoprire i nuovi talenti che entreranno nella Lega. Handle Breakfast, dove cerchiamo di dar vita a storie e personaggi del passato. Trovate tutti i nostri podcast sui migliori aggregatori, Spotify e Apple Podcast in primis, sul sito di Handle Magazine e su quello di The Cutting Edge. Lo snap nel football è un movimento rapido e veloce e deve immediatamente arrivare a destinazione. The Snap è un podcast di Handle Magazine in collaborazione con The Cutting Edge Radio. Io sono Luca Rossi e oggi a The Snap parliamo di Fred Dreyer e il suo record particolare. Fa terribilmente caldo a Otron. Siamo in piena California. La città è bella popolosa, 84.000 abitanti, ma al di là di quello c'è proprio una forte densità. Se la guardiamo dall'alto, ci accorgiamo che è quasi distribuita come una croce, con un enorme incrocio di highways proprio in mezzo. È situata proprio a sud-ovest. È una città caotica ma anche estiva, è una città surf, e infatti è proprio qua che sono nati i Beach Boys, autentico gruppo icona di quella generazione. Da quel momento la California poi intera diventa stereopatizzata come terra di sole, mare e di divertimento. A pochissime centinaia di chilometri sorge un college che si chiama El Camino Junior College. All'ingresso di questo ateneo troneggiano fotografie con bordo rosso contenenti i visi sorridenti di studenti che poi si sono distinti nei loro rispettivi campi. Insomma, un più che comprensibile vanto per un ateneo non di prim'ordine. Una foto colpisce più di altre. Il suo nome è Fred Dreyer. All'udire questo nome non vi è dubbio alcuno che solo due categorie, diciamo così, di persone avranno distolto l'attenzione, perché questo nome ricorda loro qualcosa. I primi sono tifosi NFL, preferibilmente Rams. I secondi devono essere appassionati, ma veramente appassionati, di telefilm anni 80. E questi ultimi a questo punto evocheranno quel periodo d'oro prima di Netflix, prima di Amazon Prime Video o di altre piattaforme, quando semplicemente anche a queste latitudini si chiamavano telefilm. La storia si sviluppa nei decenni, ma trova un punto di svolta proprio in quegli anni. Ecco nascere prima Happy Days, poi via via LA Team, Hazard, MacGyver, ma è esercizio, diciamo, più che vano tentare di elencarli tutti. Quantomeno andrebbero divisi per generi, e anche dalle nostre parti successi incredibili riscontrarono per esempio i Chips, Simon & Simon, Arcastle McCormick, ecco questo tra i polizieschi. E tra i polizieschi, diciamo non di prim'ordine, ma tra quelli che si guardavano quando non c'era altro, ecco forse qualcuno si ricorda di un telefilm che si chiamava Hunter, dal nome del protagonista maschile, Rick Hunter, che insieme alla collega Didi McCall, durante le 7 stagioni a partire dall'84 al 91, in 153 episodi da 45 minuti, indagava e risolveva centinaia e centinaia di omicidi. In America ebbe molto più successo che in Italia, trainava addirittura la soap opera delle soap opera, Dallas. Il protagonista della serie, alto, smilzo e affetto da una calvizia stempiata di quelle che prendono la parte sopra del cranio e ti lascia intatte le fasce, è Fred Dreyer. Attore certo, ma con un passato molto ma molto importante in NFL. Ma ancora di più, tra l'altro, nel mondo collegiale, dove è addirittura introdotto nel College Football Hall of Fame. A livello collegiale è un'ira di Dio. In quegli anni l'ateneo passa da risultati disastrosi a essere i campioni divisionali tra il 65 e il 66, il tutto giocando defensive end. La carriera universitaria è divisa tra gli anni El Camino e il passaggio alla più performante San Diego State. Sia quella città poi lui rimarrà sempre legato, al punto di essere insignito del San Diego Sport Honor, insieme ad atleti per esempio come l'idolo NFL Dan Fouts.
Dreyer viene scelto al primo giro al draft 1969 dai Giants e vince subito la concorrenza. È starter dalla week 2. È una macchina da sex e anche se in NFL non c'è traccia, o quantomeno non ufficialmente, i sec vengono registrati come stats solamente dall'anno 1982. Tuttavia ogni team teneva una traccia delle stats difensive dei propri player e il nostro è costantemente sopra i 10 a stagione ed è leader anche dei tackles. Naturalmente pro bowler, ma anche un carattere però non facilissimo. Viene ceduto ai Patriots per ben 3 scelte al draft 1972, ma non trova l'accordo con New England e così passa ai Rams. Le sue migliori stagioni saranno decisamente queste. Dreyer finalmente ottiene ciò che cerca, tornare nella West Coast, essere il difensore più pagato della Lega e l'anno successivo entra nella storia. E poi lui è californiano dentro, i giornali sportivi titolano senza mezzi termini, i Rams acquistano un hippie, un surfista e un po' è anche vero. La leggenda narra che spesso vivesse dentro un furgone Volkswagen che possedeva da anni, però è anche un leader, è anima e cuore di quei Rams e la carriera post ritiro comunque dimostra una versatilità non comune. Ma qua è importante sapere una cosa. Fred Dreyer è l'unico giocatore dell'intera storia NFL ad aver realizzato nella stessa partita 2 safety. Breve recap. La safety, per chi non è avvezzo alle regole, è quel gioco che se vogliamo si traduce nell'assegnazione di 2 punti. Sono punti che solo una difesa può fare e le difese dell'NFL possono segnare una safety affrontando, placcando, diciamo, il giocatore d'attacco con la palla all'interno della propria end zone. Che il pallone sia in possesso del quarterback o altri, poco importa. Se butti giù un player con la palla e egli si trova nella sua end zone, è safety. Sono 2 punti. Però a dirla tutta è un'azione che si vede veramente poco, l'arbitro in quei casi porta entrambe le mani belle dritte sopra la testa e le chiude, come se fosse una preghiera. Insomma, un gesto riconoscibilissimo per un'azione appunto non così comune. La media è di una ogni 14 partite, per dire quanto poco si veda. E quindi fa ancora più effetto questa storia curiosa, perché non capita spesso alla fine che un record duri più di 50 anni, e quindi va da sé che il nickname Sultano delle Safeties, per quanto forzato, appaia calzata su misura in questo caso. Che poi ovviamente queste siano state le uniche 2 safety della carriera, poco importa. Quel giorno, il 21 ottobre 1973, resta un giorno storico. Contro i Packers, al Memorial Coliseum, in uno stadio storico, base per le Olimpiadi del 1932 e poi del 1984, e che lo sarà anche per quelle del 2028. Per la cronaca, 24-7 per i Rams, la prima safety è un inno all'irruenza che necessariamente deve avere un defensive end, muro contro muro, 2 o 3 finte sul left tackle Matt Snyder che copre il lato cieco al QB, ma non può nulla, Dreyer è troppo per lui, mani sul quarterback, in quell'azione il quarterback è Scott Hunter, Hunter sempre lì, un nome che profeticamente ritorna, e poi la seconda viene poco dopo uno snap sulle 3, in quel caso il quarterback è Jim Del Gazo che arretra, la linea difensiva pressa, lui tentenna, le coperture difensive funzionano e non sa che fare, non fa tempo a disfarsi del pallone, centralmente arriva Dreyer che si è fumato centro e guardia, classico placcaggio ma sotto i pali questa volta, è la seconda safety. Dreyer si gira, guarda i compagni e alza le spalle, come dire, ho fatto solo il mio dovere. È una piccola grande storia, sicuramente particolare come tutta particolare è stata la vita di questo player, e poi anche attore. Sicuramente deciso nel suo essere, con obiettivi ben in alto. Dopo la carriera infatti si iscrive a un'importante scuola di recitazione, perché le cose vanno fatte per bene, non conosce altra modalità. Perché si deve sempre credere fino in fondo alle cose per le quali si lotta, come quando insieme alla NFLPA intenta la famosa causa per, diciamo, i diritti d'immagine post carriera, dopo battaglie legali che coinvolgono una miriade di ex players che sostanzialmente dicono che no, la NFL non può utilizzare le immagini una volta scaduto il contratto, cioè una volta che un player si ritira. Ecco, dopo anni di battaglie e un accordo proposto, lui è uno degli unici 3 players che non accettano compromessi e vanno avanti. Alla fine questa è una storia curiosa ma che lascia qualcosa, perché si può fare tutto, un player di notevolissimo impatto. Abbiamo detto prima che le stats non erano conteggiate, appunto, ma non ufficiali stats gli attribuiscono 103 sacks in carriera. Ma poco importa, non si può non dire che Dreyer non sia stato un esempio di tenacia. Infatti parlando di Dreyer, la maggior parte delle persone vi dirà che la tenacia è stata una delle sue migliori qualità. E questo vale ovviamente per tutti, soprattutto se si sta cercando di completare un percorso impegnativo per arrivare ad un determinato obiettivo che richiede magari anche un po' di tempo per essere raggiunto. Tutto ciò che vale davvero la pena di fare necessita di perseveranza, insistenza e testardaggine, come diventare un grande campione sportivo o un attore di successo di serie televisive, come il nostro Fred Dreyer ha dimostrato.